Le novità nella normativa per case vacanza e affitti brevi nel servizio di Francesca Cosentino. In un'Italia che torna ad essere regina del turismo, si fa strada prepotentemente il settore extra alberghiero, bed and breakfast, agriturismi, appartamenti, case e vacanza. Nel 2023 Lazio, Sicilia, Campania e Lombardia hanno registrato un'importante crescita del settore e in tre regioni, Marche, Toscana e Veneto, l'extra alberghiero addirittura per presenza ha superato l'alberghiero. Di qui la decisione del governo di regolamentare il settore per contrastare il sommerso, tutelare il consumatore garantendo concorrenza e trasparenza. Così, grazie ad un accordo tra Stato e Regioni, si è reso operativo un sistema che prevede una banca dati nazionale delle strutture ricettive degli immobili in locazione breve sotto i 30 giorni, che sono più di 400.000. Un'innovativa piattaforma digitale la cui sperimentazione è già partita in Puglia, presto seguiranno Abruzzo e Lombardia, fino a interessare tutte le regioni. In pratica, i titolari di strutture ricettive potranno chiedere attraverso l'identità digitale il CIN, codice identificativo nazionale, che servirà a pubblicizzare online la struttura, un sistema di interoperabilità che nel giro di 60 giorni sarà definitivamente in vigore, visto che il Ministero del Turismo ha appena pubblicato il decreto.